Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Stiamo un po' analizzando passo per passo, step by step, la situazione di ArcelorMittal. Già il primo rifiuto della Morselli, quello alcuni giorni fa di non presentarsi in commissione regionale, quindi già uno sgarbo proprio alle istituzioni. Le voci relative a Invitalia, ma proprio è cosa di quasi di 24 ore fa, l'ipotesi che ArcelorMittal possa recedere dal contratto. Facciamo un po' il punto di questa situazione e questa ipotesi che non è una voce, come dire, peregrina. C'è stato l'ennesimo atteggiamento di ArcelorMittal sprezzante nei confronti della politica, ha chiesto un rinvio dell'audizione regionale, come non è nuovo a questi fatti, anzi, come abbiamo più volte detto, danno una netta sensazione, come dire, di essere disinteressati rispetto anche alle istituzioni, oltre che ai lavoratori e ai sindacati. Un volto, un comportamento completamente diverso, diametralmente opposto rispetto a quel volto conciliante e rassicurante che lei ostentava, che la Morselli ostentava a Porta a Porta. Sì, a Porta. Il vero volto ora è emerso. Porta a Porta, dispiace perché ha detto tante di quelle menzogne lì a Porta a Porta, senza contraddittorio, una trasmissione così importante vista da milioni di italiani, anzi, lì dal mio punto di vista Bruno Vespa ha perso un sacco di punti, perché non puoi permettere, come dire tutto quello che vuole senza contraddittorio, soprattutto raccontare di una Taranto e di un'Ilva che non esistono. Parliamo di questa ipotesi di recesso. Ma no, è l'ennesimo ricatto, non è un'ipotesi di recesso, perché alla fine noi... Quali sarebbero le condizioni adotte da ArcelorMittal per giustificare questa uscita? Ma lì pare che loro abbiano chiesto il dilazionamento dei tempi per l'attuazione dell'AIA. Il ministro dell'ambiente stia ragionando su un dilazionamento dei tempi con abbattimento della produzione e quindi loro non accettano che se i tempi si allungano si possa abbattere la produzione. Come dire, è la contraddizione delle contraddizioni, però ad oggi, giusto per ricordare a me stesso, quest'AIA che doveva essere terminata ormai è la storia infinita anni fa, si continua ad essere rimandata e su qualsiasi argomento, come dire, la scusa è sempre rescindendo il contratto. Io non so in tutta onestà come fa il governo a sopportare una condizione di minaccia e ricatto continuo, cioè lo dico proprio stanco anche io di continuare a ribadire, fossi io il ministro anche per stanchezza le avrei detto andate a quel paese, toglietevi davanti perché non ci sono le condizioni minime per fare manco una discussione con voi. Sarebbe contraddittorio, strana, contraddittoria e strana una convivenza, parliamo di ipotesi, tra Invitalia, che è una partecipata, una società dello Stato, e ArcelorMittal, quasi che lo Stato corra in aiuto in ogni modo verso ArcelorMittal, ci metta faccia e quattrini pur di non perderla, e a questo punto poi diverrebbe complice di ArcelorMittal. No, sarebbe la sconfitta totale della politica rispetto ad una multinazionale che arriva qua, come dire, spadroneggia, schiaffeggia tutti quanti, non rispetta niente e nessuno, neanche le istituzioni, oltre che i lavoratori di una fabbrica, come dire, oramai sulle cronache nazionali da oltre un decennio, e i cittadini di una città che sono costretti. La più bella d'Europa, ha detto la Morselli a Porta a Porta, proprio siamo all'assurdo, al ridicolo. Sì, con l'Ilva presente è sicuramente la più bella d'Europa. Su questo, come diciamo, che al netto di tutte le sciocchezze che la Morselli ha detto Porta a Porta, il punto vero è un altro, è l'atteggiamento della politica. Ecco, per noi vale il principio che se dobbiamo dare 1.800.000.000 di euro a Mittal per gestire quella fabbrica, vale il principio, 1.800.000.000 lo metti sulla città, mettiamo in sicurezza i lavoratori di quella fabbrica e magari veramente cominciamo a ragionare per rendere Taranto quella che è la città più bella d'Europa, ma non perché purtroppo era la città più bella d'Europa, è diventata una delle peggiori città a seguito delle industrie inquinanti, però pensiamo che il governo con un progetto vero, serio e con la volontà politica che ad oggi purtroppo non c'è, possa iniziare a pensare di voltare pagina su Taranto.
Si susseguono le manifestazioni anche di varie associazioni ambientaliste sotto la prefettura, per carità, interventi, manifestazioni apprezzabili, però le decisioni, le carte si fanno a Roma, è inutile che si impreca qui a Taranto. Senti, io ribadisco sempre la stessa cosa, anche a costo di sembrare logorroico. Il problema lo si risolve con se si riesce a fare, a trovare un punto in comune, perché è chiaro che di fronte ci abbiamo una multinazionale che sbeffeggia tutti, spadroneggia anche e soprattutto con il governo, abbiamo una popolazione che è frastagliata e divisa ed è molto complicato, come dire, far ascoltare la propria voce in una condizione del genere. Una possibilità ce l'abbiamo, ma è quello che dovremmo fare tutti un passo indietro per farne un avanti, cioè riuscire almeno a raggiungere un obiettivo minimo e poi giocarcela in un tavolo di discussione. Ecco perché siamo partiti dal presupposto, nel rispetto di tutte le posizioni, partendo dal fatto che Arsolo deve andare via, per riuscire poi ad ottenere quantomeno un tavolo di discussione che metta nelle condizioni la cittadinanza di essere parte attiva rispetto a quello che è il futuro di una città, fortemente condizionato oggi dall'insediamento industriale. Io credo che sia possibile tutto ciò, così come sta avvenendo in queste ore a Trieste e è avvenuto qualche anno fa a Genova. Il punto però è che bisogna avere un po' di coraggio da ambo le parti e soprattutto uscire fuori da alcuni schemi mentali, perché guarda, il paradosso è questo. Probabilmente, mi permetto di dire, politici più rappresentativi del territorio. Guarda, in casa nostra siamo diventati ospiti di ArcelorMittal. No, l'ho detto, guarda, qui poi il paradosso di questa città è che se io e te abbiamo posizioni che possono essere simili, in realtà diventiamo i primi nemici, e questo è assurdo, no? Invece di coalizzarci e combattere il nemico vero, che è la multinazionale che è venuta qua, come dire, quasi a spremere, a colonizzarci, invece noi abbiamo questo tipo di capacità, abbiamo la speranza che tutto possa cambiare, soprattutto abbiamo la speranza che tutto cambi anche agli occhi di un'unità che deve portare il governo a convincersi che Taranto merita rispetto e che quindi bisogna fare delle scelte coraggiose in sicurezza su Taranto, ma soprattutto, come dire, evitare di sperperare denaro pubblico da una multinazionale. Io gliel'ho detto a Gualtieri, a Paduanelli, alla Catalfo, il rischio è che se gli diamo 1,8 miliardi, fra 6 mesi stiamo punte da capo. Quindi sto 1,8 miliardi prendiamolo e buttiamolo sulla città, magari riusciremo per una volta, come dire, a rendere migliore questa città e a garantire magari più occupazione rispetto a quella che abbiamo oggi.